Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi nuovo video preferiti del mese di maggio, siamo a giugno, ma in realtà sono i preferiti di maggio. E partiamo dai preferiti beauty di questo mese. Allora, come preferito beauty vi mostro questo shampoo. Questo shampoo è lo shampoo della L'Oreal. Visto così non si direbbe, infatti io quando l'ho visto l'ho scoperto alla cassa. Che fosse della L'Oreal, immaginate. Infatti, quando l'ho visto nel suo stand marrone, tipico di prodotti bio, anche il packaging è proprio sembra un prodotto bio, mi sono avvicinata, non l'avevo mai visto. C'erano le linee ovviamente di shampoo, creme, tutto quanto, balsamo. Io ho scelto questo qui in particolare del coriandolo. Ogni shampoo diciamo, ha una pianta diversa. Questo qui il coriandolo dovrebbe essere per capelli fragili ed è completamente naturale. Questa qui è una boccetta da 400 ml, che tra l'altro ho pagato pochissimo, 5-6 euro circa. Appunto, mi dice senza parabeni, senza siliconi e senza coloranti. Quindi questa qui è una linea biologica della L'Oreal. Io l'ho già provato. Sono stata molto attratta, devo dire, dal packaging, devo essere sincera, il potere del packaging viene a me. E mi ha appunto, mi ha conquistata, l'ho provato e mi ha conquistata anche provandolo. L'ho provato 3 volte e fino ad ora mi piace. Io poi col tempo cambio spesso idea per quanto riguarda gli shampoo, perché all'inizio mi piacciono, poi non so perché, con l'andare del tempo il capello si abitua, non so perché, cambia secondo me l'effetto, almeno per adesso mi sta piacendo tanto. L'ho già provato, non si vede benissimo, in realtà ho fatto già 3-4 shampoo. E mi sta piacendo tantissimo, perché mi rende i capelli morbidi, lisci, setosi, mi piace un sacco, quindi stra preferito e non pensavo. Altro preferito beauty del mese è questa crema mani che vi ho già parlato in un video in cui ve la mostravo. La sto utilizzando stranamente perché io faccio una difficoltà abnorme ad utilizzare le creme mani perché dimentico di averle. Non è un'abitudine, una mia abitudine appunto utilizzare le creme mani, però questa qui la sto utilizzando, ce l'ho, la voglio testare, mi sta piacendo un sacco perché mi rende le mani davvero liscissime, profumate. La profumazione non è neanche tanto forte, ma è delicata e mi piace tantissimo. Mi piace perché appunto è setosa, mi rende le mani setose e mi piace. Vi ho già detto che questo qui è un prodotto greco con all'interno olio d'oliva, completamente naturale. Questa qui è una collaborazione e sono davvero contenta di averla ricevuta perché mi piace. Mi sto ricredendo sulle creme mani, nonostante il formato sia molto grande, difficile da portare in borsa. Infatti non la porto spesso in giro, ma la utilizzo a casa prima di uscire. Insomma, mi sto trovando bene. Passiamo ai prodotti make-up preferiti del mese. Un prodotto preferito e non poteva mancare lui. È mascara di Chanel Le Volume Noir, giusto? Posso dicendo una stronzata? No, Le Volume Ultra Noir. Ed è appunto quella mascara di cui vi ho parlato che mi hanno regalato e lo adoro. Ha lo scovolino abbastanza cicciotto, ve l'ho già fatto vedere, penso. Mi rende le ciglia molto voluminose e incurvate abbastanza. Mi piace un sacco. Nello struccaggio è un po' più antipatico, nel senso che devo stare un po' più di tempo lì a struccare gli occhi, però in realtà fondamentalmente va via comunque con l'acqua micellare, almeno io con l'acqua micellare mi strucco ed è molto 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 buono. È abbastanza costoso per quello che so, però insomma l'effetto è top, ciglia wow. Io non utilizzo ciglia finte, quindi utilizzo solamente mascara e mi piace tantissimo, quindi approvatissimo. Altro prodotto stra preferito che voglio assolutamente di tutte le colorazioni sono le matite di Essence. Allora, io le sto amando letteralmente, soprattutto devo ricordarmi il colore, penso sia questa, la 0, è già andato via il numero, bene, la 05 dovrebbe essere. Benissimo, perché io la 04, la 05, no, questa è la 02, penso. Devo capire un attimo. Sì, la 02, che è un colore nude, molto, molto, molto nude, sul marroncino, bellissimo. Vabbè, io le adoro tutte. Questa qui è quella che sto utilizzando più di tutti, infatti è la più corta, come vedete, perché la sto utilizzando tutti i giorni. È un colore bellissimo che io adoro. È uno dei miei nude preferiti. Questa tonalità, tra il marroncino e il beige, bellissimo. Ma quello che mi piace di più di questi prodotti è la durata, la tenuta, come si comportano nel tempo sulle labbra. Perché, nonostante siano delle matite, di solito le matite sono abbastanza secche, queste qui si comportano in maniera eccellente. Pensavo all'inizio fossero più secche, in realtà no. Ve le sconsiglio se avete le labbra molto molto secche.
Però io che ultimamente le sto idratando un sacco, metto un sacco di burro cacao, non noto assolutamente nessun tipo di secchezza sulle labbra, dura tantissimo, cioè non va via anche se mangiate, è davvero bellissimo. Vabbè, i colori sono tutti belli, io ho questo colore qui che è un po' più sul fucsia, infatti è lo 04 Fucsia Romance, che è stupendo, ve li faccio vedere, anche se ve li ho già fatti vedere, è un bellissimo colore. Lo 02 che vi ho già mostrato e lo 05 che è un nude però un po' più rosato rispetto allo 02 che è un po' più sul marroncino. Dei due preferisco quello più sul marroncino, però li adoro, le adoro davvero. Io ve le consiglio, provatele perché sono fantastiche. Vi farò sicuramente, ve l'ho già promesso, un video in cui le applico. Devo solamente trovare gli altri colori che cerco disperatamente, spero di trovarli, però sono fantastiche. Altro preferito è finalmente lei, l'illuminante di Essence, la Prismatic Rainbow, ed è questo illuminante fatto all'arcobaleno, che vi ho anche mostrato nel video in cui appunto vi mostravo gli ultimi acquisti Essence che avevo fatto, ed è questo illuminante. Mi piace molto, devo dire, lo sto utilizzando abbastanza, perché è un illuminante discreto, a differenza del Mary Lumanizer che io possiedo, che è abbastanza... Si nota molto e va messo con parsimonia. Questo qui mi piace molto perché ha un effetto illuminante, tipo il Mary Lumanizer è più sul dorato. Questo qui invece a tratti è anche più sul rosato e mi piace un sacco. Non è tanto 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 illuminante, ma è discreto come piace a me e quindi mi sta piacendo. All'inizio pensavo fosse meno. Anche meno, ecco, un poco illuminante, invece no, usandolo bene, applicandolo bene, l'effetto è davvero bello e quindi mi piace. Sono rimasta soddisfatta, fino ad ora sono soddisfatta, infatti si intravede un po' che lo utilizzo perché appunto si miscela tutti quanti i colori insieme fino ad ottenere un colore dorato, rosato, insomma, una via di mezzo tra queste. Per quanto riguarda invece gli accessori abbigliamento, che non ho ancora messo, ma che sono strafelice di aver acquistato, ed è un costume, il mio primo costume del 2017, estate 2017, finalmente. Questo è un costume che io cercavo da tempo e l'ho trovato, yeah! Scusa, smettila di fare la cretina. L'ho trovato perché lo volevo, l'avevo visto sul catalogo e nella mia città non c'era. Per fortuna l'ho trovato in un altro store e sono strafelice. È un costume di Calzedonia, ha ancora le targhette qui attaccate ed è questo qui con le stelline. La parte vicino alla coppa è trasparente perché è una specie di retina. E quindi leggermente imbottito, io ultimamente sto preferendo più i triangoli che le fasce, non so, nell'ultimo anno, l'anno scorso, soprattutto l'anno scorso, ho un po' abbandonato le fasce che per me erano le più comode in assoluto, ma sto utilizzando i triangoli anche perché le metto con le bretelle così, quindi c'è cioè sulla spalla invece che dietro al collo, e quindi è anche facile per me prendere il sole molto comodamente. E quindi questo qui è molto 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 bello, la coppa non è molto rigida, non è molto imbottita, leggermente. Il minimo indispensabile, come vi ripeto, c'è questa parte un po' trasparente e la parte forte che più mi ha convinto, che volevo, cioè questo costume per lo slip. In realtà è combinabile, c'è anche la fascia normale, la fascia a monospalla con i volant, lo slip normale e poi questo slip che a me piace un sacco, lo slip a vita alta, che è stupendo. La parte di dietro è anche molto particolare perché ha questa specie di incrocio, non so se si vede, si intravede, sì, è tipo di incrocio ed è molto molto bella. Lo slip è leggermente brasiliana, quindi una culotta brasiliana ed è bellissimo, l'ho provato, è stupendo questo costume, sono molto molto contenta, non vedo l'ora di indossarlo e quindi questo è il mio acquisto, diciamo acquisto del mese, acquisto preferito del mese, chiamiamolo così. Per quanto riguarda invece telefilm, ho terminato Scandal e Grey's Anatomy, Scandal bellissimo, infatti non so se mettere Grey's Anatomy o Scandal, dai, mettiamole entrambe, le serie TV preferite del mese sono loro, anche perché fino ad ora sono le uniche che sto guardando e finali pazzeschi e bellissimi. Poi se seguite queste serie potete capire insomma di cosa sto parlando. Per quanto riguarda i film nessuno perché a cinema non vado da un po', quando inizia la bella stagione io abbandono completamente il cinema, non vado più, l'inverno ci vado spesso, anche più di una volta a settimana, d'estate zero, zero. E, per quanto riguarda invece le canzoni preferite del mese,
Vi faccio sentire un po' di canzoncine che l'ultimo mese ho ascoltato particolarmente. In realtà sono tante le canzoni che sto ascoltando, però vi faccio sentire quelle che più mi stanno piacendo. Allora, dei Giornalisti, che è un gruppo che sto adorando, infatti andrò anche al concerto, e sto amando letteralmente, non so se la conosci, è una canzone forse meno famosa rispetto a Sold Out e Completamente, però a me fa impazzire, è la mia preferita dell'album, ed è Il tuo maglione mio, vi faccio ascoltare un po' il ritornello. Senza finire l'acqua, il sole, il capo, il mare, una bottiglia di gatto, giocata sotto l'ombrello, l'estate. Altra invece è Sei la mia città di Cosmo, che ho scoperto da pochissimo e che mi sta piacendo tantissimo, me la faccio ascoltare. Asfalto e bello percorrere i sensi vietati, guidando veloce con gli occhi bendati, raggiungerti a dirti mi piaci, cazzo se mi piaci. Sei la mia città, fuori dal centro. Insomma, queste sono le canzoni preferite che sto adorando e che sto ascoltando particolarmente in questo mese. Come canali del mese, invece, un canale che ho scoperto relativamente da poco e che seguo molto, molto, molto volentieri è la Retro, che seguo da poco, cioè la seguivo anche prima, però ultimamente mi sto appassionando particolarmente, mi piace un sacco, è molto, molto simpatica. E quindi lei è il mio canale preferito del mese. Questi sono tutti i miei preferiti, spero di non aver dimenticato nulla, spero di avervi tenuto compagnia come sempre. Io con l'Xbox sulla mano, vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!